bellissimo boato con il calore che solo i tifosi amaranto sanno trasmettere. Allora, con la mente ritorniamo a San Siro, l'uomo che inchiodò Mister Shevchenko, un uomo che ha vinto anche un pallone d'oro dal dischetto al 90esimo nella gara del debutto amaranto a San Siro contro i rossoneri, consegnando alla storia l'impresa della regina e il miracolo del suo giovane estremo difensore. Signore e signori, ladies and gentlemen, Mister Emanuele Belardi! Allora, goditi il tuo pubblico. È la tua bimba lei? Ah, si chiama Giorgia? L'ho conosciuta prima, batti un 5? Brava! Allora, dimmi se ti sei buttato a caso o hai visto dove andava la palla. Diccelo per favore. Mi sono buttato a caso. Attenzione, un applauso alla sincerità. Sei buttato, hai fatto bene. Hai fatto bene. Allora andiamo avanti, signore e signori, perché adesso abbiamo il capitano per antonomasia della Serie A, la sua firma in tutte le gare più importanti della regina, la sua gioia dopo i gol, il suo sguardo cupo ma sempre fiero dopo una sconfitta, icone delle stagioni più emozionanti scolpite nella memoria di chi ama questo stadio e di chi ama la regina. Signore e signori, ladies and gentlemen, mister, anche un nome della Madonna, Francesco Gozza! Allora Francesco, dimmi la verità, con l'Atalanta quel pallone che giro strano ha fatto per entrare in porta? Cos'era, una magia? È stato spinto dai nostri tifosi, dai regini, quindi era la forza della sconfitta col Verona che ci ha riportato a vincere con l'Atalanta. Bene. Allora andiamo avanti, perché ho parlato di quattro capitani e questo capitano è un simbolo di Casa Sant'Agata, capitano degli allievi, capitano della primavera, esordio da professionista con la maglia amaranto, campione del mondo per gli azzurri nel 2006, campione d'Europa con l'Under 21 nel 2000, 470 presenze in Serie A, successi frutto del suo talento indiscutibile, della sua straordinaria predisposizione al lavoro, della sua determinazione. Campione assoluto calabrese, calabrese vero, Mister Simone Perrotta! Vieni qua Simone, vieni. Allora, campione del mondo Simone, io quella partita c'ero, non ho giocato ma mi sono tatuato campioni del mondo, leggi qua, veramente sono malato di calcio. E puoi ricordare a tutte le persone che sono dentro questo stadio, ce ne sono 20.000, abbiamo appena detto, cos'è stato il momento in cui Grosso ha tirato quel rigore e ha segnato? Una gioia incredibile, però se devo fare una premessa, che se sono diventato campione del mondo è grazie a questa città che mi ha adottato, mi ha fatto diventare calciatore e mi ha fatto diventare uomo. Quindi tutto è partito da qua, in questo stadio. Andiamo a una bandiera, uno di noi, un vessillo che non potrà mai essere ammainato, 270 le volte in cui ha vestito la maglia amaranto, terzo calciatore di sempre nella speciale classifica riguardante le presenze. Sto parlando di Maurizio Poli!
Maurizio, tu sei, goditi la curva. Bello, eh? Tu sei un cyborg, perché diciamo non sei giovanissimo, ma giochi ancora? Non giochi più? Hai smesso quando? Come hai smesso quest'anno? Come mai? Perché manca, non c'è la terza categoria vicino a casa mia. Però hai giocato fino all'età di? 48. 48 anni, complimenti, complimenti. Ce ne fossero dei giocatori come te. Complimenti, complimenti. Vorrei ancora un applauso per questi quattro grandi capitani che hanno reso grande questa città e questa squadra. E siccome questa è una grande occasione, un bel giro di campo, il giro di onore per loro. Perrotta, Poli, Velardi, Cozza, tutto lo stadio in piedi per questi quattro campioni. Sono i vostri campioni, eh? Allora, stadio! Allora, mi sono dimenticato di salutare la tifoseria avversaria Sette Gemellati, per cui un saluto va ai tifosi del Bari. Ciao ragazzi, allora volevo ricordare una cosa importante.